Allora, adesso Veronica, stai con noi. Sto qua. Perché la parte più divertente arriva ora. Ci hanno preparato un quiz, però prima la nostra sigla e poi torniamo ancora con Veronica Kralova. Tra poco. Il nostro gioco, come ti chiami? Christian. Ciao Christian, ci spieghi come giocare? Io ho qua delle tue carte, ma cosa ne debbo fare? Dunque, intanto salve, ringraziamo l'ospite per aver partecipato al programma. Grazie a voi. Grazie Christian. Grazie a voi. È così che ti vogliamo, Christian. E benissimo, vai. Grazie. Dunque, abbiamo preparato un quiz musicale. Non mi guardi così. Guardi. Non guardarci neanche tu, no. Così. Non guardiamoci. Non guardiamoci. Dovrà ascoltare delle tracce musicali e individuare l'autore e l'opera di provenienza. Alcune sono tratte dal suo repertorio. Dal tuo repertorio. Ma non è che lo conosco tutto, Sappiamo che queste tutto quello. Proviamo. Speriamo che sia di suo gradimento. Perciò io dico soltanto, sentiamo questo, e poi abbiamo degli aiutini anche. Sì, esatto, se per caso non avesse bisogno, lo richiedesse. Ci facciamo aiutare, chiami l'aiutino, che è una brutta... aiutino. Facciamo così allora, esatto. Proviamo. Grazie innanzitutto, sei stato bravissimo. Se non riconosco niente. Proviamo. Faccio io che dato le carte. Allora, cominciamo dal primo pezzettino. Vediamo chi è, sentiamo. Alza la mano quando sei pronta, sono davanti due ore soltanto. Vivaldi, no? Griselda. No, è Giulio Cesare. Giulio Cesare in Egitto. Grande Giulio Cesare in Egitto! Ti stavo già dando l'aiutino. Possiamo far vedere l'aiutino? Qual era l'aiutino che avremmo mandato alla nostra Veronica? Eccolo qui, il famoso Giulio Cesare. Da tempesta in legno infranto, se poi salvo giunge in fondo. Come si fa a non innamorarsi di una ragazza così? Io me lo domando, ti canta così la statuta. Allora, vediamo la seconda, Veronica. Enchanté. Andata bene. Seconda, attenzione, la seconda. Aiuto. Tanto spazio. Madonna, brava! Madonna, indovinato, Madonna. Scusate se hai anticipato, Madonna, complimenti! Hang up, si dice così? Hang up. Come? Telgate. Pensavo telgate, che era telgate sotto. Benissimo! Terza prova, attenzione, qui abbiamo un grande classico. Vai di terza prova. Aiuto. Questo. Aspetta, K2 è un K2, K2 non è. Attenzione, ti do l'aiutino. No, è il Requiem di Mozart. Sì. No, adesso. Eccolo qui. Volevo dire, se non lo sai, Requiem, invece no, in questo caso, complimenti, Requiem è bella. No, era numero di catalogo, KV, Köchler für Werkverzeichnis. Io già non ho detto KV. Il nostro Mattia, il nostro fonico, che è un grande esperto di musica, e tra poco convinceremo a farci della base. Grazie mille comunque. L'hai cantata parecchie volte, la messa da Requiem? Sì. Fatte di messa lei. Quarta, vediamo quanti ne abbiamo ancora. Mi sento molto. Attenzione, tipo maturità. Ma ne abbiamo due. Ancora due, via. Essere o dover essere il dubbio amletico. Adesso non vorrei dire una cavolata, questa voce. O è Ligabue? No, quasi. No, io non vorremmo gabbarti. Non vorremmo gabbarti perché Giorgio è Francesco Gabbani, questa è di Sanremo, quindi, ah, ecco. Allora Sanremo. Ho una voce molto simile a quella. È un po' di Ligabue. Ligabue non è che ha tantissima voce. Però a volte questo colore, siccome ho sentito un. È un frame, è dura.
Allora, attenzione, l'ultimo. Questo qua non lo so neanche io. No, io purtroppo qua? Queste canzoni. Ma chi è questa canzone? Vediamo se abbiamo qualcosa. Prendiamo non questa, prendiamo questa. Attenzione, questa, eh. Vediamo se sei una vera italiana doc. Non è Cutugno. Vediamo se sei una italiana doc. Attenzione, mettiamoci in ascolto. Parte così, ma... Penso che un sogno così... Nel blu dipinto di blu. Nel blu dipinto di blu. Domenico Modugno, volare, complimenti. Che non è volare. Veronica, come... Non si chiama volare, si chiama nel blu dipinto di blu. Allora, voglio dirlo a chi l'ha provato, non si chiama volare, ma si chiama nel blu dipinto di blu. Scusate se vi diamo questa lezione di musica. Grazie mille, Veronica, allora, grazie per la prova che ci hai fatto fare. Noi salutiamo la nostra amica Veronica Carlo, ma possiamo chiamarti amica? Abbiamo fatto certo. Dei compagni, finiamo insomma in amicizia. Meglio. Grazie, meglio. Ringraziamo davvero Veronica per anche essere stata al gioco. So che non è facile, poi però ha dimostrato anche che la musica può essere narrata, raccontata, condivisa e non soltanto fatta come esercizio personale. Grazie mille. Grazie. Veronica, non abbandonarci che poi no. Facciamo qualcosa ancora insieme. Tra poco invece noi ci vediamo ancora, via! Volare. Facciamo per esempio... Volevo già fare Ludwig van Beethoven. Tutti quelli. L'accordo maggiore, semplice. Proviamo. Ok. Ah, ok. Lo dobbiamo fare. Aspetta, cioè, un attimo. Aspetta. Quindi questo è l'accordo finale, tranquillo. Tranquillo, stiamo partendo. Non è la prima. No, tranquillo, non è la prima volta che lo faccio. Tranquillo, okay. Lasciati guidare. Ti mettiamo la benda. Anche l'ansia, per... L'ansia, il producer ha sempre l'ansia. No. Proprio bel fiato. Solo Fabio canta. Su, prima di ridere. Dai, vai, hai pronti? Bel fiato. Fiatone. Ok. Bravo. Allora. Bravo. Amore, questo con i bambini. Che amore, che bello. Bravo, allora. Bravo. Cucciolo. Adesso togli pure le mani che avevi di stretto sotto. Poverino. Vai, un po' più decisi. Dai. Aprite la bocca. È seria, eh? Dai. Non sanno proprio bene neanche dove ce l'hanno. Adesso cominciamo un pazzo alla volta. Respira. Vai, insieme, vai. Prima voi tenete, poi respirate, uno alla volta quando avete bisogno, prendete fiato, riprendete la nota, preferibilmente la stessa. Così altrimenti... vai. Ok. È proprio lì, voleva volare... Santa Roma, bella puntata, mi è piaciuta Gianmarco questa puntata, tantissimo. Gianmarco è troppo buono però di carattere, no, mi è piaciuto. Allora parliamo delle cose serie che ci sono. La cosa bella è l'incrocio che c'è stato, ci ha raccontato di Popoli, Francesca ci ha raccontato di Maxima, Veronica ci ha raccontato poi la sua esperienza che è andata qui e là, ma a te non era interessata l'esperienza, mi sembra. Cosa no, guardavi? L'esperienza, guardavo. Guardavo però l'esperienza. Una bella ragazza, vero? Sì, decisamente. Non è che ti guardo così imperioso. No, però... è che ti sento un po' che. È una bella ragazza, eh. Vabbè, chiudiamo così. Ci è piaciuto? Dai, andiamo. Vai, chiudi, Duci. Chiudiamo.